Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Genestran. A cosa serve? Genestran è un medicinale veterinario a base del principio attivo cloprostenolo sale sodico, appartenente alla categoria degli regolatori del ciclo estrale e nello specifico prostaglandine. È commercializzato in Italia dall'azienda Trei, Industria Italiana Integratori S.p.A. Alivisto Company. Genestran può essere prescritto con ricetta RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Animedica GmbH, concessionario: Trei, Industria Italiana Integratori S.p.A. Alivisto Company. Ricetta: RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Principio attivo: cloprostenolo sale sodico. Gruppo terapeutico: regolatori del ciclo estrale. Forma farmaceutica: flaconi iniettabili. Confezioni: Genestran 75 mcg/ml in 1 flacone 20 ml. Genestran 75 mcg/ml in 5 flaconi 20 ml. Principio attivo: ciascun ml contiene 7 mg cloprostenolo, come R, cloprostenolo sodico 79 7 mg 75. Eccipienti: clorocresolo, acido citrico monoidrato, idrossido di sodio, per la regolazione del pH, acqua per preparazioni iniettabili. Indicazioni: bovini. Induzione della luteolisi, che consente la ripresa dell'estro e dell'ovulazione nelle femmine con ciclo, quando usato durante il diestro. Sincronizzazione dell'estro, entro 2-5 giorni, in gruppi di femmine con ciclo trattate simultaneamente. Trattamento del subestro e dei disordini uterini correlati a un corpo luteo funzionante o persistente, endometrite, piometra. Trattamento delle cisti ovariche luteiniche. Induzione di aborto fino al giorno 150 di gestazione. Espulsione del feto mummificato. Induzione del parto, entro le ultime 2 settimane di gestazione. Equini. Induzione della luteolisi nelle giumente con un corpo luteo funzionante. Suini. Induzione della sincronizzazione del parto, generalmente entro 24-36 ore, dal giorno 113 di gestazione in poi, il giorno 1 di gestazione all'ultimo giorno di inseminazione naturale o artificiale. Controindicazioni: non usare in caso di ipersensibilità nota al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non usare in animali con malattie respiratorie o gastrointestinali di tipo spastico. Non usare in animali in gravidanza, per i quali non si intende indurre l'aborto o il parto. Non usare per somministrazione endovenosa. Posologia: solo per somministrazione intramuscolare. Bovini: 2,0 ml, 157 mg. Induzione dell'estro: 2 giorni dopo la somministrazione, si raccomanda un'attenta osservazione dell'estro. Sincronizzazione dell'estro: gli animali vanno trattati 2 volte in 11 giorni. Equini: 0,3, 0,5 ml, 22,5, 37,57 mg, in un'unica somministrazione. Suini: 0,7, 1,0 ml, 52,5, 75,7 mg, in un'unica somministrazione. Il tappo non deve essere perforato più di 70 volte. Avvertenze: per l'uso ad ortigeno la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: per ridurre il rischio di infezioni anaerobiche, che potrebbero essere correlate alle proprietà farmacologiche delle prostaglandine, è necessario fare attenzione per evitare l'iniezione attraverso aree cutanee contaminate. Prima dell'applicazione, detergere e disinfettare a fondo i siti di iniezione. Evitare di contaminare il prodotto durante l'uso. In caso di comparsa di qualsiasi crescita visibile o alterazione della colorazione, il prodotto deve essere eliminato. Suini: usare solo quando annota la data precisa di inseminazione. Somministrare non prima del giorno 113 di gestazione. La somministrazione anticipata di prodotto può compromettere la vitalità e il peso dei suini neonati. Tempi di sospensione: bovini ed equini, carne e visceri, 1 giorno. Latte, 0 ore. Suini, carne e visceri, 1 giorno. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.